Un giovane aveva maturato un credito nei confronti di una famiglia di etnia rom, di circa 1.500 euro e non riuscendo, diciamo, ad onorarlo, questo ragazzo era in procinto di acquistare un veicolo non ancora consegnatogli ed era in procinto appunto di ritirare questo mezzo per il quale aveva peraltro effettuato un finanziamento, un veicolo del valore di 15.000 euro e con il finanziamento avrebbe dovuto ripetere la somma di 21.000 euro. E sostanzialmente per compensare questo credito i membri della famiglia pretendevano che il veicolo gli fosse a loro ceduto. Sostanzialmente si sono procurati il libretto del veicolo anticipatamente e con reiterate minacce fino al punto di procurargli delle lesioni al capo per 5 giorni di prognosi, hanno costretto la vittima a portarsi a un'agenzia di pratiche auto di guardia grele. Particolare e non trascurabile, il ragazzo è stato salvato dal cane, dal proprio cane, da un pitbull. Sì, sostanzialmente il ragazzo venne invitato presso l'abitazione della famiglia, immediatamente viene percosso ripetutamente al capo, fin quando il ragazzo fortunatamente riesce a svincolarsi, aprire la porta del terrazzo e il cane riesce a far cessare, diciamo, la condotta.